Quando Zhao Ziyang e Margaret Thatcher firmarono quell'accordo, tutti ci rendemmo conto che stava cambiando qualcosa di importante. C'era la data nella quale Hong Kong sarebbe tornata alla Cina, con la garanzia di mantenere un sistema diverso. E in questi giorni stiamo vedendo che il sistema diverso è difficile da mantenere, richiede un prezzo, anche quello di una battaglia per la libertà che passa, per mantenere quel confine sottile ma reale che consente a Hong Kong di essere uno spicchio di libertà in un gigante che ha scoperto la libertà del mercato, ma non tutte le altre libertà che pure sono essenziali alla vita di una comunità civile. Ci arriverà la Cina, ne sono certo, poco a poco, perché la libertà è contagiosa. Da Hong Kong riceviamo ancora una volta la lezione di custodire il bene primario che è dato, perché poi Hong Kong può essere anche il luogo dove si vive di più al mondo, quello dove la ricchezza è cresciuta in maniera esponenziale, la città più verticale della terra, ma è anche il posto dove si accumula più spazzatura elettronica e dove le malattie da inquinamento stanno insidiando tanta parte della popolazione. C'è una lezione che viene anche alla nostra libertà, da quel luogo, bisogna saperla ascoltare. Mia città te scrivo. 19 dicembre 1861. Nasce a Trieste Italo Svevo, pseudonimo di Aaron Hector Schmitz. Da una famiglia benestante di origine ebraica e proveniente dall'Ungheria, famoso per i romanzi a sfondo autobiografico e ispirati alla introspezione psicanalitica, Svevo vede l'inizio del proprio successo grazie all'incontro con James Joyce nel 1910, che lo incoraggia a scrivere. Gira col mondo, ma penso sempre a te. Ma dovranno passare altri 15 anni prima che Eugenio Montale lo scopra e ne faccia apprezzare definitivamente.